Salve a tutti, sono AlphaMax91 e oggi sono qui per continuare il walkthrough di Ace Combat 2. Se vi state chiedendo perché sto facendo un commentary anziché il solito, sapete no, il solito stile scritto sullo schermo, è per il semplice fatto che, copriamo la FDP nel frattempo, che da idiota che sono, mi sono, come si dice, dimenticato di questa serie. E adesso che ho cambiato anche software di editing, mi viene più facile fare un commentary anziché... Sì, insomma, anziché tutto. E quindi adesso dovrete sentire la mia fastidiosa voce mentre in sottofondo, dato che io non sento nessun audio, dovrò metterci qualche canzone. Quindi sì, sarà una cosa molto fastidiosa, ma credetemi, potete sopravvivere. Spero. Bene, fatto sta che adesso stiamo facendo una missione siglare dell'operazione bellissima, che è bellissima, se non del tutto, per alcune missioni, di cui una è questa, porca miseria, Windows, incredibile aggiornamenti automatici. Allora, togliamo la freccia sperando che non rompa il marrone. L'obiettivo di questa missione è quello di salvare il pilota, o meglio, bene, così è spiegata benissimo. Allora, come potete vedere ci sono tre veicoli che noi dovremo scortare, diversi elicotteri nemici di quelli che non ci interessa, e un aereo alleato che si è schiantato in mezzo al deserto. Il nostro obiettivo, o meglio, i nostri obiettivi sono due. Primo, scortare i tre veicoli, se non li scortiamo sono cazzi amari. Secondo, evitare che il nostro caro aereo, che si chiama Stagecoach, venga raggiunto dai carri armati presenti nell'area, che adesso sto cercando con, eccoli qua, che sono degli M1A1, degli ADATS e altre cose simili. Quindi questa sarà una missione abbastanza violenta, per così dire, dove per una volta non mi concentrerò sui bersagli aria-aria, se non per i bersagli tipo i Super 25, che sono effettivamente pericolosi. Quindi, qual è la strategia giusta da usare in questa missione? Prima di tutto, riprendere la mano, perché è da troppo tempo che non gioco più ad Ace Combat 2, quindi devo riprenderci la mano. Chiamiamo Edge. Che dico certe stronze? Allora, Edge, e gli chiederei gentilmente di... difficile dirsi, perché io gli direi di scortare i tizi, però so già che non lo farà. E quindi non so, io direi di dargli il compito di coprirmi. E quindi noi andiamo in missione utilizzando... abbiamo sbloccato l'F22, dato che ho anche comprato, direi di andare. E dal momento che non ho voglia di rifarmi tutta l'info, mi salvo anche lo stato. Cazzo, salvataggio rapido, ecco. Salvataggio rapido 1. E quindi, così almeno poi dopo non dovrò più fare tutto il casino. Per una buona volta non metto anche... Porca troia, perché non mi prende gli input, ecco. Anche per questa volta, come si dice, non metterò niente dal punto di vista dei, come si dice, degli abbattimenti. Quindi adesso concentriamoci e vediamo di fare fuori tutti. Ancora una volta attenzione ai missili nemici, ignoriamo i caccia per una buona volta. Andiamo, ok, sul terzo elicottero. Vorrei tanto chiedere Edge di fare qualcosa, ma al momento non può fare molto. Adesso occupiamoci dei carri prima che sia troppo tardi. Allora, questa è una missione che personalmente odio per come è strutturata, ma amo per lo stile, più che altro. Oh, cazzo! Ah, è vero che servono due missili, mi sa. Sì, sono un cazzo di idiota. Allora, devo anche ricordarmi bene i comandi, perché sono un po' spantolizzati, perché sto giocando su tastiera. E fuori uno. Lancia l'altro, per favore. E perché ho lanciato un missile. Ok, eliminato. Adesso c'è tutta la colonna di carri che sarà un inferno. Carro armato, andiamo a prendercelo. Vediamo se serve. Secondo me se lo distruggiamo. No, dobbiamo colpirlo per forza con due missili. Il che ci creerà non pochi problemi. Quindi adesso andiamo a fare un passaggio come nemmeno un fottuto A10 riesce a fare. Quindi per favore agganciami quel carro, grazie. C'è un po' di tensione nell'aria. Quello l'abbiamo. Ok, prendi quello. Ok, e quelli sono andati. Adesso ne restano due. Ricordo che vanno distrutti prima che riescono a raggiungere l'aereo. E inoltre si deve anche fare attenzione tra i veicoli, i quali adesso non so come si copino, ma spero bene, perché mi piace TPS. Ah, perché sto usando il mitragliatore?
è la mossa più stupida che potevo fare, usare il mitragliatore, dal momento che è utile contro i bersagli aerei, ma contro quelli terrestri, veramente, potete anche rinunciarci. Ok, questo è l'ultimo, adesso andiamo sui Sukhoi 25, anche sui Mil che ho dimenticato. Non pensiamo ai caccia, anche perché in questa missione non c'è l'asso della missione, quindi possiamo anche ignorarlo appieno. Abbattiamo un elicottero. Abbattiamo due elicotteri, molto presto. Ok. Adesso i Sukhoi, eccoli là. E adesso ci sarà da divertirsi. Non è vero. Ok, allora, eccolo lì. Adesso giriamo. Giriamo. E se tutti i miei calcoli altamente scientifici sono corretti, adesso dovrebbe volare dritto. E secondo i miei calcoli saranno carissimi. Quindi adesso segui. Ecco, ne ho già tirato giù uno dei tre veicoli, che non è una cosa positiva. Ritorniamo lì presto. Ma grazie a Dio c'è anche un po' d'angelo. Non serve a niente, però. Cazzo, sto facendo come si suol dire. Overshoot! Madonna! Oh madonna! Questo è stato un abbattimento molto ravvicinato. Comunque, quanti Sukhoi rimangono? Due. Ok, Edge, io ti direi di fare qualcosa di utile, ma non c'ho i comandi, quindi. Mi sa che stiamo per perdere un altro veicolo. Cazzo! Dai! Okay, distrutto. Ne resta uno. Ti prego, prendilo. E missione completa. Come avete potuto constatare voi stessi, non è una delle migliori missioni di sto gioco. Però è ricca di tensione e di veicoli distrutti, il che è bello, presumo. Quindi sì, questa missione è completata, non abbiamo fatto molte uccisioni aeree dato che non ci servivano. E sì, per ora è tutto, potrei anche saltare il replay. Quindi sì, godetevi tutto il debriefing, abbiamo battuto 6024. 4 Sukhoi 25 che pensavo fossero di più, ma non ho controllato il debriefing, e 5 antiaerei e 2 lanciarazzi, quindi sì, tutto nella norma. Il nostro reward è 79.500 crediti, abbiamo la solita medaglia, e sì, questo è tutto. Io direi di fare salvataggio rapido prima di tutto, perché non si sa mai. Salvare, grazie. Ok, salviato. E prepararsi poi per la prossima missione, che è Final Countdown, una delle mie preferite. Con questo è tutto, io direi che posso anche chiudere il video qua.